Ciao, benvenuti a Cazzeggio. Ciao, benvenuti in un altro episodio di Cazzeggio Catabiotico, anche questa puntatona dal colore di scrittura creativa. Oggi parleremo di buoni finali per racconti e libri di fantascienza. Nella letteratura non lineare il finale può esserci oppure no. Nella narrativa non lineare, nella formula almeno un inizio, molte trame, molti finali, l'autore è costretto ad inventarsi tanti diversi tipi di finali. Vi invito, se non l'avete fatto, a sbirciare il podcast Il multitrama ed i format della narrativa non lineare. Il link lo trovate in descrizione di questo file. Nella narrativa classica l'autore deve indubbiamente elaborare un finale per il suo racconto o il suo libro. 1. Dire che il finale deve essere coerente con la favola in modo da soddisfare le aspettative del lettore è dire una ovvietà. Vi invito, se non l'avete fatto, a fruire il podcast Fantasy contro Hard Sci-Fi, le differenze della sospensione di incredulità. Inoltre vi suggerisco di fruire anche il podcast La sospensione di incredulità e l'immedesimazione con il protagonista. Entrambi i link dei podcast li trovate in descrizione di questo file. 2. È cosa altrettanto banale dire che un buon finale per il lettore è cosa diversa da un buon finale per l'autore. Vediamo il perché. Un esito positivo per il protagonista o per i coprotagonisti può essere un buon finale o un cattivo finale per il lettore. Dipende dalla coerenza della trama e dal genere letterario. Invece, la soluzione del finale positivo per i protagonisti è sempre un ottimo finale per l'autore. Infatti, se l'autore volesse scrivere qualcosa in futuro, recuperando l'uso degli stessi personaggi ed ambientazioni, potrà scegliere un sequel oppure un prequel o entrambi, creando una saga ampia. Un esito negativo per il protagonista o per i coprotagonisti può essere un buon finale o un cattivo finale per il lettore. Dipende dalla coerenza della trama e dal genere letterario. Invece, la soluzione del finale negativo è sempre un pessimo finale per l'autore. Infatti, se l'autore volesse scrivere qualcosa in futuro, recuperando l'uso degli stessi personaggi ed ambientazioni, potrà scegliere solo un prequel, creando una mini saga. Un esito aperto per il protagonista o per i coprotagonisti, ossia un finale né positivo né negativo, in cui semplicemente la trama è interrotta. Questo può essere un buon finale o un cattivo finale per il lettore, dipende dalla coerenza della trama e dal genere letterario. Questa soluzione è sempre un ottimo finale per l'autore. Infatti, se l'autore volesse scrivere qualcosa in futuro, recuperando l'uso degli stessi personaggi ed ambientazioni, potrà scegliere un sequel oppure un prequel o entrambi, creando una saga ampia. Quindi, detta in due parole, nella letteratura di fuga, fantasy, fantascienza lontana, potete fare un po' come cazzo vi pare e potrete puntare sempre ad un finale ad esito positivo oppure ad un finale aperto, tanto non vi mancheranno mai artifici narrativi per tirar fuori dai guai il protagonista oppure i coprotagonisti. Nell'hard sci-fi, nelle distopie, nella climate fiction, nella fantascienza di breve periodo, ecco, la situazione è molto diversa. Facciamo alcuni casi studio specifici per intenderci al volo. Isaac Asimov, Francesi, World of If, 1955. La favola avrebbe potuto finire in modo diverso? Sì, nel racconto non si sa come ha votato il Multivac. Sostituendosi al protagonista, il finale è rimasto aperto, ma il racconto poteva essere sviluppato in modo utopico. Il Multivac interpreta al meglio i desideri ed aspirazioni del protagonista, oppure in modo distopico. Il Multivac è un artificio per rubare le lezioni, la cassa dei servizi segreti sono i custodi di una drammatica realtà. Philip K. Dick, Il Teschio, Words of If, 1952. La favola avrebbe potuto finire diversamente?
Sì, il protagonista avrebbe potuto scappare indietro nel tempo, danneggiare e distruggere la macchina del tempo e nascondersi nel passato della storia dell'uomo, vivendo la propria vita da uomo libero nel passato, senza retroagire come causa di una religione nel futuro. Philip K. Dick, Il problema con le bolle, The Bubble Trouble, Words of If, 1953. La favola avrebbe potuto finire diversamente? Sì, i protagonisti avrebbero potuto essere delle entità virtuali dentro ad una microbolla, una delle tante civiltà che si erano sviluppate nelle microbolle e che erano persino più avanzate degli umani. Detto chiaramente nel racconto di Dick tale possibilità. Philip K. Dick, L'uomo dorato, Words of If, 1954. La favola avrebbe potuto finire diversamente? Sì, perché l'uomo dorato è descritto da Dick prima come una sorta di bambino autistico, poi lo stesso identico personaggio trasmuta, senza che al lettore sia spiegato perché o come, in un gigante d'oro di cui il lettore non capisce obiettivamente cosa c'entri questo cambio di personaggio. Il bambino autistico avrebbe potuto essere sempre un bambino, ma avrebbe potuto essere dotato di superpoteri per contrastare i mutanti, aiutando l'agente DCA Tom Collins Baines. Philip K. Dick, autore preeminente, Words of If, 1954. La favola avrebbe potuto finire diversamente? Sì, il protagonista Henry Ellis avrebbe potuto sperdersi quadrimensionalmente nel passato, causando lui stesso l'antica religione. Non si capisce nel racconto come piccoli esseri potessero entrare quadridimensionalmente nell'iperspazio senza gadget tecnologici che invece Henry Ellis disponeva e doveva avere per entrarvi nell'iperspazio. Philip K. Dick, pezzo da esposizione, Words of If, 1954. La favola avrebbe potuto avere un finale diverso? Sì, il protagonista George Miller poteva essere uno schizofrenico e finire da uno strizzacervelli del futuro che le avrebbe fatto il lavaggio del cervello, dato che il protagonista George Miller confondeva la realtà con il passato che studiava. Philip K. Dick, Progenia, Words of If, 1954. La favola avrebbe potuto avere un finale diverso? A mio avviso no. Il triste finale rende molto bello il racconto, essendo un racconto New Wave che tratta il problema figli in collegio e genitori ricchi ed impegnati in attività imprenditoriali che però si sono separati. Philip K. Dick, Il mercato segregato, Words of If, 1955. La favola avrebbe potuto avere un finale diverso? No, però per essere coerente il finale avrebbe dovuto essere valorizzato nella favola il ruolo del nipote. Vi invito a fruire il podcast Clonare un racconto di Philip Dick, Il mercato segregato. Il link del podcast lo trovate in descrizione di questo file. Philip K. Dick, Lo stampo di Yancey, Words of If, 1955. La favola avrebbe potuto avere un finale diverso? Sì! In effetti si sarebbe potuto fare a meno del coprotagonista investigatore Thelman e il protagonista Leon Sipling avrebbe potuto servirsi di Yancey per mettere nei filmati di propaganda dei messaggi per destare la popolazione, diffondendo poi un video di protesta e liberazione dal contenuto rivoluzionario. Philip K. Dick, veterano di guerra, Words of If, 1955. La favola avrebbe potuto essere diversa? Sì, vi invito a fruire il podcast editare un racconto di Philip Dick, veterano di guerra. Il link del podcast lo trovate in descrizione di questo file. Richard Matheson, Discesa, Words of If, 1954. La favola avrebbe potuto finire in modo diverso? No, essendo il prequel di H.G. Wells, La macchina del tempo. Nel racconto di Matheson emergono quali sono le cause evolutive per Matheson e quello che poi sarà la lotta tra Morlock contro Eloy. Richard Matheson, Fratello di una macchina, Words of If, 1952. La favola avrebbe potuto finire in modo diverso? Sì, nel senso che il robot avrebbe potuto interagire con qualche umano, magari con qualche anziano, che avrebbe potuto accorgersi dell'umanità del robot, ma che poi non sarebbe stato creduto, in quanto ad esempio l'anziano avrebbe potuto essere uno di quelli rinchiusi in manicomio.
Richard Matheson, Lessere, Words of If 1954. La favola avrebbe potuto finire in modo diverso? Sì, avrebbe potuto scoppiare una guerra dei mondi con l'arrivo delle autorità e tutti i carri armati, in quanto tutti gli uomini che erano già stati rapiti da Merv Carter e poi mangiati dall'alieno avranno prodotto un voluminoso cimitero di auto abbandonate nel deserto che avrebbero certamente attirato l'attenzione delle autorità, che sicuramente sarebbero andate in cerca delle prime persone scomparse. John Wyndham Chalky, Amazing Stories, 1963. La favola avrebbe potuto avere un finale diverso? No, dato che l'interazione alieno-bambino era positiva, ma accadeva da remoto, con un'altissima tecnologia di cui gli esseri umani non ne comprendevano la fisica. Tiriamo le fila di questo lungo pippone per capirci al volo. Nell'hard sci-fi, nelle distopie, nella climate fiction, nella fantascienza di breve periodo, dovrete fare molta attenzione allo sviluppo della favola, ai limiti tecnici, fisici, geografici, delle reazioni degli antagonisti all'ambiente, alle stesse reazioni emotive del protagonista, eccetera, e che sarà fondamentale mantenere la coerenza della favola. Prima di scrivere un finale, ecco, scrivete nella favola almeno 3 o 4 finali alternativi, uno positivo, uno negativo, uno aperto, uno parzialmente negativo ma con risvolti positivi. E poi selezionate il finale che vi appare più coerente con la trama, con il mondo inizialmente dichiarato, in cui in hard sci-fi esistono sempre dei limiti da dover rispettare. Per questa puntata è tutto, un saluto, ciao, alla prossima.